Hai 3, 2, 1, contatto. Buonasera e benvenuti al Magic Flute Show. Questo evento verrà trasmesso in differita sul digitale terrestre nazionale da Sharing TV. Siamo anche in diretta streaming sui principali social network di Pyramid Café e sul canale Twitch di The Pixel Chips. Adesso andrò ad introdurre un ospite molto, molto, molto speciale. Signore e signori, ecco a voi Simonetta Pozzi, se vuoi raggiungerci. Benvenuta. Grazie. Benvenuta. Francesco. Emozione, Simonetta. Solitamente dico all'ospite quando partiamo: ce l'abbiamo fatta. Questa volta certo. Dirò ce l'ho fatta a portarti qui, perché Simonetta, dovete sapere, ha un'agenda incredibile. Ok, accomodiamoci. Ok. Prendi posizione e intanto introduciamo. La scorsa puntata ci ha deliziato. Se vuoi raggiungerci sul palco. Eccola qui, eccola Bruna. Bruna Atena Picchi ha deliziato tutti quanti la scorsa puntata. Ben trovati. E in questa puntata ho voluto assolutamente che tornasse qui su questo divano e che mi aiutasse la conduzione di questo evento. Ciao Bruna, ben arrivata. Ciao, grazie, ben trovati. Ok. Grazie Bruna. Allora, vuoi introdurre la nostra ospite? Dunque, Simonetta Pozzi si occupa di digital project, content creation e corporate storytelling. È anche consigliera IF Piemonte e Valle d'Aosta. Ama definirsi una storyteller un po' geek perché associa la passione della narrazione più classica alla tecnologia. Formatrice e consulente, ha portato i cardboard fin dal 2015 nei suoi corsi di storytelling per far vivere ai partecipanti i primi esperimenti di VR journalism del New York Times. Parla di piattaforme digitali per la narrazione e di esperienze e lavori in VR nel suo sito Percorsi. Che bella presentazione, grazie Bruna. Complimenti. Simo. Come al solito, la prima domanda è un privilegio che mi concedo. Poi ricordo a tutti quanti che questo è il format più interattivo del metaverso. Quindi, se volete interagire con il nostro ospite, sarà sufficiente alzate la mano. In questo modo noi vi vediamo e potete intervenire. Allora, la prima domanda è questa. Tu di conferenze ne hai fatte veramente tantissime. e anche di eventi, diciamo, online sulle varie piattaforme come Zoom. Credo che un evento come questo in VR dia un'emozione che è completamente diversa. Non so se sei d'accordo. Sì, Francesco, assolutamente. C'è un certo batticuore, no? Perché comunque sei in un ambiente che sai benissimo che è un mondo di social VR, però sei davvero in presenza. E è davvero una sensazione un po' particolare. Come diceva Bruna anche la scorsa volta, ci si sente un po' emozionati, come se fosse la prima volta che davvero si è davanti al pubblico, che è un pubblico particolare, un pubblico che ci accoglie in modo diverso. Quindi è veramente una sensazione bella e particolare, sì. Ringrazio perché non l'avevo ancora provata, quindi è veramente interessante da provare, lo consiglio anche a tutti gli altri. Ok, perfetto. Vuoi accomodarti per il tuo speech? Sì, assolutamente sì. Sono qua, arrivati. Ci siamo. Perfetto. Ok, chiama okay. Pure le slide, ci sarà il nostro Enrico Bionic Lombax che li farà scorrere. Ok, perfetto, benvenuti. Stasera parleremo di storytelling in VR e non ha scelto a caso quella copertina perché noi
un po' vediamo con degli occhi diversi, una realtà diversa. E è una sensazione che è particolare e che noi vogliamo far provare e diffondere anche ai nostri pubblici, perché non tutti ancora lo conoscono, tutti ancora hanno fatto questa esperienza. Quindi il nostro obiettivo è di diventare un po' degli evangelisti del VR, degli evangelisti dei mondi di social VR. Bene, iniziamo con la slide successiva. Mi ha già presentato Bruna alla grande. Ecco, io sono su Twitter, sono Simo2, perché sono del segno dei gemelli e quindi twins. E mi occupo appunto come formatrice e mentor, accompagno un po' le aziende all'interno di quello che è il mondo dello storytelling e in particolar modo quello delle piattaforme e della realtà virtuale ed aumentata. Ma slide successiva, mi racconto anche come è iniziata la mia passione da buona storyteller. La mia passione è iniziata quando tenevo già dei corsi di narrazione e nel 2015, se voi vi ricordate, il New York Times aveva regalato i visori ai propri lettori, visori a livello di cardboard ovviamente, perché erano ancora un po' all'inizio, però aveva fatto questo passaggio ed era stato il primo ad aver ambientato delle storie all'interno di quello che è il mondo VR. Quindi cambiando un po' l'atteggiamento, il mindset, cioè il lettore non era più al di fuori, ma era all'interno della storia. E se voi vi ricordate, c'erano i primi casi, io mi ricordo di una bambina che era in un campo profughi, e questa bambina raccontava la sua vita, la sua esistenza all'interno del campo profughi ed era decisamente particolare, si chiamava Ana, particolare perché noi abbiamo potuto tramite questo racconto in VR vivere un po' la sua realtà e quindi capire davvero che cosa significa essere all'interno di un campo profughi. E quindi il giornalismo in qualche modo è cambiato da allora, grazie proprio al New York Times. All'epoca io tenevo già i primi corsi di storytelling e siccome sono appassionata di piattaforme ho iniziato a portare i cardboard ai miei corsi per far capire che il mondo stava cambiando, che c'era un qualche cosa di nuovo e quindi la narrazione non era più soltanto il narratore e il pubblico, ma l'utente diventava diciamo un personaggio all'interno della scena ed era all'interno davvero in una realtà che ancora tanti di noi non conoscevano, eravamo un po' agli esordi. Slide successiva. Grazie. E perché mi sono appassionata? Perché io ho iniziato circa 7 anni fa a occuparmi di storytelling. Storytelling appartiene a noi tutti. Noi siamo esseri umani, animali narranti, ci dice Goshal, e davvero la narrazione fa parte del nostro DNA. Da bambini avevamo la mamma o il papà che ci raccontavano le storie. Siamo cresciuti raccontando storie, ma raccontando storie magari anche non vere, raccontando le bugie, è vero o no? Tutti, fin da bambini. E da sempre noi, tramite le storie cerchiamo di dare un senso a quello che accade a noi e attorno a noi. E vi devo dire che proprio oggi ho letto un articolo proprio sulla narrazione per le aziende, in cui si diceva e si parlava della difficoltà delle aziende di riuscire a dare un senso alla realtà. Perché? Perché in effetti è difficile. Oggi ci troviamo in una situazione talmente complessa e talmente nuova per tutti noi, grazie e a causa della pandemia, a causa del distanziamento fisico, e francamente stiamo parlando e cercando di capire quale possa essere la nuova narrazione. Quindi questo è un qualche cosa in cui si stanno interrogando tantissimi, gli storyteller, i sociologi, i politici, stanno cercando di capire come poter narrare questo periodo che noi stiamo vivendo. E i brand stanno cercando di essere accanto al proprio pubblico. Non c'è più
una persona distaccata che spiega o che narra, ma c'è una condivisione e una vita vissuta insieme, una difficoltà da superare insieme. Prossima slide, grazie. Però non tutto è storytelling. Questa è una mia foto che mi vedete in una bellissima spiaggia, qui ero in Australia, ma questa non è una narrazione, sono io ed è una foto, semplicemente. Un post su Facebook, una foto su Instagram, non è storytelling. Storytelling deve rispondere a delle regole precise, che è una sorta di grammatica della narrazione, e quindi bisogna conoscerle per riuscire a narrarle nel modo corretto. Prossima slide, grazie. Ma e quindi chi è l'eroe? Bello. A me questa foto è piaciuta moltissimo, vi devo dire che l'ho scelta perché mi è piaciuta tanto, perché mi ha fatto tornare un po' bambina, quando noi ci vestivamo, ci mascheravamo e veramente pensavamo di essere i supereroi. Ma chi è l'eroe? Allora, voi dovete sapere che da sempre c'è una trama narrativa che è universale, come sono i valori che sono universali, come l'amore, l'odio, la passione, e anche la trama narrativa è praticamente la stessa e si ritrova in tutte le narrazioni. Allora, pensiamo ai film che noi vediamo o ai libri che noi leggiamo. C'è sempre una situazione iniziale con un personaggio, che magari è il personaggio principale. Questo personaggio ha un momento di crisi, crisi che può essere una crisi personale, quindi non lo so, va in depressione, si trova per cambiare università, cioè, ci sono tanti momenti di crisi interiore, oppure c'è un qualche cosa di esterno che appare, che succede, allora il personaggio supera questa soglia e si trova in questo mondo nuovo nel quale dovrà affrontare delle difficoltà. Dovrà superare delle prove. Sappiamo tutti, cioè in tutte le narrazioni c'è questo tipo di trama. Arriveranno degli altri personaggi che lo aiutano, altri personaggi che lo ostacolano. Ci saranno degli oggetti magici che magari lo aiutano, non lo so. Ha acquistato un paio di scarpe da ginnastica che gli consentono di camminare agevolmente e magari raggiungere la meta che si è prefissa. È sempre un obiettivo. E questa crisi, difficoltà, c'è un momento di difficoltà che viene definito climax, che è il momento, il culmine, sul bordo dell'abisso. Sembra tutto perduto, il personaggio non riesce, non lo so, cade e si rompe una gamba e non riesce a raggiungere il suo obiettivo. Viene abbandonato dalla fidanzata. Magari all'altare, voi sapete, in tanti episodi succede così. Poi ci sono dei momenti in cui magari appunto ci sono altre persone che lo aiutano, che lo sostengono, i famosi mentori. Dopodiché supera queste prove, avviene una sorta di trasformazione e si ritorna in qualche modo all'equilibrio iniziale. Allora, se fate caso, sempre è una trama molto simile che occorre nelle fiabe, nei film che noi vediamo e anche in tutto quello che noi appunto anche viviamo, perché anche noi in certo modo viviamo delle storie e quando noi parliamo con i nostri amici raccontiamo e raccontiamo dei momenti della nostra vita, ma molto spesso li raccontiamo seguendo questo tipo di trama. Prossima slide, grazie. Quindi, storytelling è una metodologia vera e propria. E qui vi ho riportato il testo di Wikipedia, in cui dice che usa la narrazione come mezzo creato dalla mente per inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli secondo una logica di senso. Noi dobbiamo in qualche modo spiegare cosa ci accade, capirlo, interpretarlo. Attraverso questa grammatica narrativa e attraverso la narrazione, noi diamo un senso a che cosa sta accadendo. Prossima slide. E quindi, però, per
perché collegare la narrazione con il VR? Io me lo sono chiesto, perché mi sono detta, beh, narrazione però attraverso il VR, attraverso dei visori, ma davvero riusciamo a fare narrazione in questo modo? Ecco, assolutamente. Perché? Perché sia lo storytelling sia il VR consentono di immergersi in una realtà, immergersi in un mondo che può essere un mondo parallelo o comunque che è un mondo che viene definito universo narrativo. Allora, tutti voi conoscete Chanel, tutti voi conoscete Barilla, allora, Mulino Bianco, ecco, questi brand hanno creato dei veri e propri universi narrativi. Quando noi compriamo Chanel, noi non compriamo solo il profumo Chanel numero 5, perché è Chanel. Noi lo compriamo perché in qualche modo pensiamo di entrare a far parte del mondo di questo brand. Noi ci sentiamo come in una community, come in un mondo condiviso. La stessa cosa pensate al Mulino Bianco. Non so se voi ricordate gli ultimi commercial del Mulino Bianco. Quelli di quest'anno, del 2020, non parlano tanto del prodotto come i commercial di Nike. No? Voi vedete tutta una storia. C'è il la bambina, a me piace moltissimo quella della bambina che suona i campanelli. L'avete presente? C'è questa bimba con i capelli rossi che suona i campanelli e nella storia dicono, io adesso non ricordo il nome, ma mettiamo sia Marta. Marta ama suonare i campanelli, ama questo, fa questo, c'è il bimbo che salta nelle pozzanghere. Allora, solo dopo appare il prodotto, si vede la bimba che magari mangia i biscotti o il bimbo che inzuppa i biscottini all'interno del caffè latte. Solo alla fine viene presentato il prodotto e solo alla fine ci parlano del brand. Stessa cosa Nike. Nike in tanti casi anche porta dei personaggi che sono magari degli atleti, ma fa vedere non sempre il lato positivo, non la gara vinta. Avete presente? Molto spesso ci fa vedere fatica, sudore, la difficoltà dell'eroe, la difficoltà che lui vive per raggiungere i suoi obiettivi. E le scarpe, secondo voi, che cosa sono? Provo a farvi una domanda. Cosa sono, secondo voi? Sono quell'oggetto magico della narrazione. Sono l'oggetto magico che serve a raggiungere l'obiettivo. Ok? Quindi è l'oggetto magico che ci aiuta. E questo viene in moltissimi brand. Quindi, allora, Jeremy Dalton, che è responsabile del Extended Reality in PwC di Londra, ci dice che il VR è semplicemente un'evoluzione dello storytelling. E quindi, praticamente, noi possiamo narrare facendo immergere in un mondo che è un mondo nel quale noi non siamo degli spettatori, ma noi siamo al centro della scena. Prossima slide, grazie. Perché? Perché il contenuto da bidimensionale diventa sferico. Avete presente anche solo le foto, quelle 360? Noi le scattiamo e la nostra macchinina scatta la foto che è circolare, no? E noi siamo al centro, per cui nel momento in cui noi ci giriamo, come mi giro io adesso, noi vediamo la scena completamente attorno a noi. Quindi noi non siamo più spettatori, ma diventiamo protagonisti. E la narrazione diventa immersiva, molto più coinvolgente, perché volete mettere il fatto di vedere un documentario sulle piramidi? La scorsa volta siete andati a vedere le piramidi. Io ero stanca, esatto. Non sono venuta. Ma cosa vuol dire vedere una piramide essendo all'interno
di quella realtà e poterla vedere dall'interno, nel senso essere in quell'ambiente, ben diverso rispetto a vederla in un video semplice, come abbiamo fatto fino a qualche anno fa. È tutto un altro tipo di coinvolgimento. Poi dobbiamo anche tenere presente un altro aspetto, che molto spesso noi siamo all'interno, ma possiamo anche scegliere che cosa guardare. E quando mi spiegano le persone che lavorano con me e che sono i tecnici che si occupano proprio del montaggio delle riprese, mi spiegano che effettivamente è necessario all'interno di questi video in VR definire i punti di attenzione e definirli in modo tale da guidare il nostro fruitore e guidarlo proprio nel percorso, aiutarlo, e quindi aiutarlo sia con magari, non lo so, della luce, dei momenti focalizzati per cui il nostro utente si concentra su quel punto, oppure attraverso anche il suono, perché magari c'è un suono che aumenta e quindi ci fa avvicinare e ci fa concentrare su un certo aspetto rispetto a un altro. E questo diventa veramente molto interessante, perché noi possiamo fare dei percorsi, aiutare a guidare e a guidare all'interno della storia. In qualche modo, a volte, addirittura la storia viene lasciata un po' sospesa, con l'idea che possa essere completata dal nostro fruitore. Perché non sempre le storie devono concludersi. A volte addirittura, in quello che è lo storytelling più classico, si lascia proprio la scelta, anche due magari vie da seguire, da una parte l'A e dall'altra parte il B, e il nostro fruitore può decidere di scegliere l'A, avrà una certa storia che prosegue secondo una certa trama, sceglie il B e ne avrà un'altra, quindi con dei finali anche completamente diversi. Anche questa è una cosa da tenere presente, perché può essere molto interessante e utile per rendere più coinvolgente il nostro racconto. Bene, c'è Enrico che ha alzato la mano, magari vuole dire qualcosa? Sì. Posso fare una domanda? Sì, volentieri. Allora, volevo chiedere, riguardo alla narrazione immersiva, ma per caso, quando si parla di ciò, quindi di VR, si potrebbe intendere, lo so che può essere strano, ma un gioco, un videogioco VR attualmente, si potrebbe considerare come una forma di narrativa immersiva secondo queste definizioni? Perché se lo spettatore è il giocatore e può svolgere un ruolo, perché magari il gioco in questione possiede dialoghi, punti di vista in prima persona, in terza persona, che gli permettono di sperimentare una storia tratta davanti ai suoi occhi a livello oggettivo, con questa definizione si potrebbe definire anche un videogioco VR come una narrativa immersiva? O non ci deve essere un'interazione di alcun genere? No, guarda, allora, secondo me si può definire, perché è tipico proprio del game avere tutta una parte di narrazione. Normalmente tanti di voi sicuramente giocano, no? E ai gaming, eccetera, e quindi tanti gaming hanno tutta una parte di narrativa iniziale, perché ti devono immergere in uno scenario. E allora hai personaggi, hai non so, il personaggio che è negativo, che tu devi combattere, che devi vincere. Poi passi, io penso ad esempio a certi giochi dove hai vari livelli, no? E quindi non so, sei all'interno di un castello, passi una stanza, devi andare al livello successivo, devi compiere delle azioni, assolutamente. E tenete conto, una cosa che è molto interessante, che stanno facendo, ci sono dei ragazzi che conosco che l'hanno realizzato, stanno realizzando anche a livello di edutainment dei game a livello proprio di escape room in VR. Voi sapete sicuramente cosa sono le escape room? Assolutamente sì. Ok, c'erano quelle reali, ovviamente,
quando non potevamo andare negli ambienti reali e quindi ci sono queste stanze da cui si deve uscire, eccetera, eccetera. Sono diventati di grande moda nel 2020 con il problema del lockdown gli escape room virtuali, virtuali a livello digitali, ok? E hanno fatto però delle versioni anche a livello di VR, per cui tu ti muovi, devi raccogliere un oggetto, devi spostarlo, devi, non lo so, fare determinate azioni, che è comunque all'interno di un ambiente narrativo. Assolutamente sì, perché c'è tutta una storia che è molto importante per riuscire a calare il personaggio all'interno di questa realtà. Altrimenti sarebbe completamente avulso e non si riuscirebbe a capire e a svolgere anche questi compiti. Assolutamente, sta prendendo piede. Secondo me è molto interessante. Altre domande? Se non ci sono altre domande, andiamo avanti con... Nessuno? Andiamo avanti, bene. Ah, c'è, aspetta, c'è Bruna. C'è qua Bruna. Sì, mi Bruna. Più che una domanda, in realtà la mia era solo una piccola osservazione. Come ho avuto modo già di dirti nei post che ho pubblicato nei giorni scorsi, non sapevo che in un qualche modo ci saremmo un po' messi in linea, no, con i nostri movimenti. Anche se ho cercato io di fare un discorso un po', diciamo, con toni un po' nazionale popolari, perché come ho detto, non volevo fare una lezione di blogging, però io penso che con questo intervento, almeno fino ad ora, sei stata in grado di mostrare maggiormente come la comunicazione sia complessa, perché in fin dei conti quello di cui io ho cercato di parlare è storytelling. E quindi, alla luce di quanto detto, penso si possa capire, e mi rivolgo anche ai presenti, penso che si possa capire quanto diventa complesso parlare di un luogo, quindi di una destinazione turistica, una meta turistica, in termini di storytelling. Come si fa a inquadrare una realtà che non è un prodotto, non è un oggetto, ma è un luogo, di un insieme di tanti elementi, come si fa a inquadrarlo in un discorso simile? Alla fine si capisce che l'elemento, diciamo, magico della narrazione, di cui noi siamo i protagonisti, è il viaggio stesso, è l'esperienza, certo, del viaggio che diventa quell'elemento principale della storia. Basta, solo questo volevo osservare per adesso. Hai assolutamente ragione, perché quello che conta è l'esperienza. E scusate, ma pensiamo quando noi facciamo un viaggio, quando lo facevamo, che riuscivamo a viaggiare. Esatto. Quando noi tornavamo e raccontavamo ai nostri amici, noi non raccontavamo semplicemente facendo vedere, non lo so, le diapositive. Vi ricordate quelle serate che facevamo anni e anni fa, in cui ci invitavano e ci facevano vedere tutte le diapositive uno dietro l'altro e alla fine ci addormentavamo? Ecco, noi normalmente raccontiamo che cosa ci è successo, le difficoltà che abbiamo avuto, le sorprese che abbiamo trovato, ad esempio, in un certo luogo, le scoperte. Cioè, c'è tutto un qualcosa a livello di narrazione che può affascinare, e secondo me a livello di blog e di blogger qual è il valore? È il valore dell'esperienza che voi avete fatto e che voi trasmettete. Prima di tutto, perché? Perché io che leggo posso veramente rimanere incantata e desiderare di andare a fare la stessa esperienza, quindi di viverla a mia volta. E anche ci trasmettete la vostra passione, che non è irrilevante, perché è fondamentale, perché io scelgo un viaggio in base a quello che mi è stato trasmesso. Se voi vi ricordate, quando c'erano delle agenzie di viaggio veramente efficaci, molto spesso noi trovavamo all'interno dell'agenzia una persona che aveva sperimentato e che era magari molto brava nel consigliarci, perché l'agenzia di viaggio non era andare lì, prendere il catalogo,
sfogliarlo e scegliere il viaggio, ma era avere qualcuno che davvero ci sapesse dare delle indicazioni, passare le sue esperienze e il suo entusiasmo. Quello era veramente una consulenza, che è la stessa cosa che può fare un travel blogger, passare la sua esperienza e la sua passione, e quindi le sue storie. Assolutamente sì. Scusami se ti interrompo nuovamente. Alla luce di tutto questo è anche chiaro, ancora di più, hai giustamente anche detto che non basta un post su Facebook, un post su Instagram per dire che si fa storytelling. Quindi ecco perché ci si deve anche mettere un po' in guardia da personalità che si pongono come influenti in un certo senso, ma non fanno vero e proprio storytelling. Certo. Perché ripeto, lo storytelling sulla destinazione, sul luogo, è un qualcosa di molto, molto, molto più complesso. E poiché le cose nel tempo sono andate anche complicandosi, come probabilmente sai, cioè certamente sai, molti grandi influencer guadagnano grazie alle sponsorizzazioni, a volte questo senso, questo valore dell'esperienza raccontata che poi viene recepita, si perde, perché quando io so che sei stato pagato per parlarmi di qualcosa, io non so se ciò di cui tu mi stai parlando è un qualcosa che muove dalla spontaneità. Quindi, come vedete, insomma, tutti questi argomenti sono estremamente affascinanti perché diventano trasversali e inevitabilmente toccano tanti punti e noi potremmo stare davvero per ore a parlare, poi non è possibile, però spero che in futuro magari nel tempo riusciamo una volta a sviscerare tutti i nodi. Avremo altre occasioni sicuramente. Per adesso mi muto. Assolutamente, ma guarda, una cosa che potrebbe essere anche interessante all'interno di un blog, inserire magari dei tour virtuali che puoi realizzare anche tu direttamente andando sul posto con ad esempio una macchina tipo Teta, tu fai delle riprese, le monti, non sarà un video professionale, altamente professionale, ma molto spesso nei social piace anche questo aspetto vissuto, l'aspetto handmade, no? E viene dichiarato e quindi non c'è problema perché non viene spacciato per un video professionale. E la cosa che può essere carina, inserire questi video poi realizzati in 360 all'interno del proprio blog, perché è possibile inserirli attraverso proprio ad esempio in WordPress, è possibile inserirli, fare l'upload. Quindi capisci che arricchisci il tuo blog con anche un virtual tour 360. Se hai poi piacere ne parliamo. Volentieri. Certo, okay. Sì, sicuro. Molto, altre molto domande? Lascio continuare. Sì. Non c'è problema, è bello anche il dibattito e parlarne insieme. Ma perché, per essere il forum più interattivo del metaverso. Infatti è carino quello. Solamente piacere. Okay. Ci sono altre domande o continuo? Scusate, Raimondo da Facebook si complimenta con la voce da prof della nostra relatrice. Addirittura da prof. Qui siamo all'università dello storytelling. Dai, adesso non esageriamo, che non si può Simonetta, vedere. Simonetta confermerà, ma io penso esattamente questo di lei e la seguo da un po'. Visto vari carini, video, dai che poi arrossisco. Ok, andiamo avanti, prossima slide, grazie. Allora, però, che cosa narrare? Allora, questo spesso me lo chiedono i clienti con cui io mi interfaccio, perché molto spesso non sanno che cosa raccontare, dicono vabbè, ma io non lo so, una pizzeria o un locale magari sì, bello, un bel albergo. Però finito lì, sì, un albergo per famiglie, allora sarà capitato anche a voi che molto spesso non sanno neanche indicare esattamente quali sono i loro pubblici. Almeno a me è capitato che dici, ma quali sono i tuoi clienti? Sì, famiglie, però dico sì, ma famiglie con figli piccoli, famiglie con figli più grandi, che tipologia? Hai anche dei single? Hai anche, cioè,
a volte non sanno neanche indicarlo e molto spesso non sanno neanche cosa raccontare e raccontano sempre un po' le stesse cose e soprattutto sui social molto spesso sono autoreferenziali, che è la cosa che è peggiore, cioè praticamente parlano sempre solo di se stessi, fanno vedere la loro sala colazioni, fanno vedere il loro buffet, fanno vedere la camera da letto più elegante che hanno, ma non passano passione, non passano entusiasmo, non raccontano nulla. Questo diventa veramente un qualche cosa che non ci distingue. Siamo un hotel che può essere bello come un altro, esattamente lo stesso. Quindi che cosa ci distingue? Narrare davvero un qualche cosa di particolare che noi abbiamo. Quindi può essere narrare l'innovazione o la tradizione. Ad esempio un albergo che magari è stato ereditato e magari è stato trasmesso da generazioni a generazioni. Oppure narrare l'innovazione che noi abbiamo attuato. Perché magari abbiamo comprato, non lo so, adesso invento completamente la macchinetta per fare i toast che è completamente innovativa e non lo so, li tosta in mezzo secondo. Ok, narriamo qualche cosa che ci può distinguere e che magari proprio ci permette di emergere da quello che è il buzz continuo dei social, nei quali noi non ci differenziamo nessun altro. Raccontare le tecniche di lavorazione, ad esempio se sono un'azienda, dire come io tratto un materiale rispetto a un altro. Luoghi e location, lì ragazzi, narrazione, andiamo alla grande, ok? Non lo so come io, perché ho allestito così la mia sala congressi, che congressi ho ospitato, cosa è successo. Raccontiamo veramente cercando di coinvolgere i nostri pubblici. Perché cosa succede quando noi leggiamo o ascoltiamo? Si attiva una parte del cervello che ci mette in sinergia e in contatto con l'altro. Quello che vengono un po' definiti neuroni specchio. In quel momento noi entriamo in sinergia e entriamo, come si dice, nei panni dell'altro, nelle scarpe dell'altro. Quindi noi sentiamo quello che sente l'altro e si attivano i nostri ricordi. Nel momento in cui leggo di, non lo so, uno che è andato in albergo e si è trovato che la camera era occupata e non avevano preso la prenotazione, magari in quel momento mi viene in mente che era successo anche a me, oppure era successo a mio cugino, a mia sorella. E il ricordo si accende. E in quel momento davvero entro nei panni dell'altro. Ricordo questa esperienza. Poi, come tu, i tuoi prodotti potete essere utili ai vostri clienti. Questo è fondamentale. Perché? Perché tenete conto di una cosa, che non ci interessa più solo il prodotto. Ci interessa come il prodotto ci fa sentire e a che cosa ci può servire, che problema ci risolve. Quello diventa fondamentale. Che problema mi risolve questo tipo di scarpe? Camminare bene, non stancarmi, riuscire a correre, non avere problemi, riuscire ad andare più veloce. Ecco, raccontiamo questo. E poi storie di clienti e dei dipendenti. Adesso va tanto l'elemento umano. Si dice che le aziende devono coinvolgere i propri dipendenti come influencer. Devono fare in modo, ma che non sia imposto, mi raccomando, cioè non deve essere un qualche cosa per cui io sono il tuo padrone e ti obbligo a farlo, ma deve essere portato con la narrazione, con il coinvolgimento, sentirsi davvero parte di un team, sentirsi veramente parte di quell'azienda. Alcuni lo sanno fare, pensiamo a Cucinelli, che nella narrazione io vi consiglio di andare a vedere il suo sito, perché è veramente basato tutto sulla narrazione, su quello che sono i valori, la storia, è splendido. Prossima slide, grazie. Bene, io vi ho portato anche qualche esempio per riuscire a capire le tipologie di narrazione che a me piacciono di più. Questo è un esempio che è stato creato ed è su Oculus TV,
vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete già visto, ed è splendido. Praticamente ti fanno immergere in alcune città, che sono Venezia, Parigi, Tokyo, Gerusalemme, durante il periodo del lockdown. Voi vedete le città completamente deserte e fa una certa impressione, vi devo dire, perché è abbastanza scioccante. E la cosa che è bella è che ci accompagna in questo viaggio un personaggio che è un cartoon, vedete, è un personaggio, un disegno, e rappresenta in alcuni casi, in questo caso era un gondoliere a Venezia. A Parigi, ad esempio, c'è un venditore di libri, quelli sapete che vendono i libri sulla Senna, bordo Senna, e ci sono tutti questi sgabbiottini dove vendono i libri, ecco, e ci sono questi personaggi che accolgono, conducono nella visita e raccontano la loro storia, dicendo: io ho vissuto e ho venduto libri da 20 anni qui sulla Senna e non mi è mai successo di vedere Parigi completamente vuota. Per me è una sensazione pazzesca e strana che non riesco a capire. E quindi anche noi viviamo attraverso i loro occhi e giriamo all'interno della città completamente deserta. Questo è splendido, vi consiglio davvero di vederlo. Prossima slide, grazie. Scusa un attimo, Simonetta, c'è sì, una domanda. Che vuole fare una domanda? Sì. Non ti senti altro, Enrico, se gli puoi dare il microfono, a parte che dovresti anche poter parlare. Perché... lei è admin, quindi deve metterselo da sola. Posso metterglielo io? Con lo problema tecnico. Ok, vai su host tool e metti il megafono. Adesso mi sentite? Sì, certamente, adesso bene. Sì. Oh, perfetto, sì, scusate. Sì. Allora, buonasera. Intanto saluto Francesco, saluto Simonetta, complimenti per il tuo speech molto coinvolgente. Ciao Bruna. Volevo chiedere una domanda a Simonetta. Allora, qual è stata l'esperienza, che sia anche un viaggio, per esempio in VR, qual è stata l'esperienza per te più coinvolgente, che ti ha fatto capire che il VR è il futuro, sia dal punto di vista di lavoro, sia dal punto di vista di creare applicazioni che danno emozione alle persone? A te personalmente cosa ti è piaciuto di più, cosa ti ha colpito? Guarda, allora, quello che mi ha colpito inizialmente è quello che vi ho raccontato di questa storia di Anna, perché, che era quella del New York Times, perché... Pietro è arrivata un attimo tardi e quindi se l'è perso quel pezzo lì. Ah, scusami. Lo vuoi riassumere velocissimamente? Allora, te la riassumo. Allora, il New York Times nel 2015 aveva regalato i cardboard ai propri lettori e aveva iniziato a fare un giornalismo in VR, che non esisteva prima, quindi completamente innovativo. In quel modo c'erano dei racconti in cui praticamente il lettore era al centro completamente della scena. Quindi, ad esempio, hanno fatto per questa storia di Anna, che era una ragazzina, mi sembra siriana, e era all'interno di un campo profughi. E hanno fatto praticamente questo racconto di una giornata tipo di questa ragazzina all'interno del campo profughi. E quindi ti raccontava, ti faceva vedere la sua vita, cosa doveva fare per andare a prendere l'acqua, le difficoltà che aveva, non lo so, doveva badare i suoi fratellini. Cioè, mi aveva coinvolto molto dal punto di vista emotivo, perché un conto leggerlo, allora tu puoi leggere dei long form, degli articoli. C'è qualche difficoltà benissimo con il tuo audio. Ah sì? Come mai? Ecco, adesso ti si sente bene, adesso ti si sente bene. Ok, forse mi muovevo e magari il microfono prendeva meno. E, aspetta, provo magari ad avvicinarlo un po'. E quindi quello era molto coinvolgente, per cui questo mi ha convinto che poteva essere una via. Poi vi farò vedere un'esperienza che io ho fatto che mi ha convinto ancora di più, perché è stato un lavoro che io ho seguito, che ho voluto proprio realizzare. E quindi ho capito che è una strada molto interessante. Ma anche nelle visite, tipo visitare il museo, poter vedere da vicino degli oggetti che puoi girare in 3D anche e li puoi visionare. Non so se voi siete mai stati a Torino, ad esempio c'è nella cappella dove si può vedere in alto, quella dove c'è anche il Guarini, no? Quella cappella lì. Simonetta è di Torino.
Molto Piemonte stasera. Non si sente. E lì c'è la possibilità di vedere coi visori degli elementi in alto che sono nella cupola. E quello che è bello è che tu li puoi vedere da vicino, cosa che tu non potresti mai vedere, perché ovviamente c'è la distanza. E lì ci sono due o tre visori all'interno del museo, per cui è possibile vedere e fare questo tipo di esperienza. Sono tante, non saprei citartene, perché veramente io sono un'appassionata, una fan del VR e degli AR. Quindi... Grazie, lo sono anch'io, quindi ti capisco. Grazie. Ok, altre domande o considerazioni? Ecco, qui vi faccio vedere in questo caso questa slide, è Meraviglie di Venezia, è un virtual tour 360 in cui ci sono degli oggetti virtuali, quello che vi dicevo, cioè c'è la possibilità di vedere degli oggetti, si possono girare, vederli in 3D e quindi li vedi in proprio in una dimensione differente, cosa che normalmente non puoi fare. E ovvio che virtual tour 360 non è il video immersivo VR, perché tu lo puoi fruire anche da un tablet, lo puoi vedere dal tuo smartphone, ok? Quindi non è immersivo come questo che tu fruisci con un visore in cui tu sei totalmente immerso in questa realtà. Vediamo quella successiva. Ok, allora qui vi parlo della mia esperienza. Questo è un caso reale e ve ne parlo dall'interno, cioè mi spiego meglio. Praticamente viene come un backstage. Perché? Perché io ho seguito questo progetto e l'abbiamo realizzato e ho coordinato il gruppo che se ne è occupato. Io che cosa faccio però? Attenzione, io non sono un tecnico. Io mi affianco a personale tecnico, quindi persone che fanno le riprese, che fanno post-produzione, eccetera, eccetera, selezionandoli, andando a scegliere le persone specializzate in determinate attività. Quindi chi è specializzato nei tour virtual tour 360, chi è specializzato magari nelle riprese con i droni o comunque con video in VR, edutainment, eccetera, eccetera. Questo è un video che abbiamo realizzato, immersivo, multilingua, in italiano e in inglese. Abbiamo scelto le voci ed era molto carino perché c'era due voci in italiano e due voci in inglese e dovevamo anche capire se scegliere donne o uomini, perché il settore degli apicoltori, non so se voi sapete, è tipicamente anni fa maschile, ma negli ultimi anni è diventato molto femminile, cioè ci sono tante donne che fanno le apicoltrici. Sono mestieri, bravi. Io li chiamo, sì, guarda, è pazzesco, sono mestieri, ma vi dico, è un'arte, perché loro in realtà custodiscono le api, è come se fosse un loro piccolo gregge, ok? Quindi non è che loro le gestiscono in modo, le sfruttano, no, loro proprio se ne prendono cura. E la cosa che è bella è che è un'arte che viene tramandata di generazione in generazione. Ci sono addirittura persone che sono la terza generazione di apicoltori. Le trasportano di notte a volte, perché non sempre sono stanziali, ma le portano da un territorio all'altro, le trasportano di notte per non disturbarle. Quindi per dirvi, è veramente un mondo. Incredibile, bellissimo. Io ho scoperto, perché poi quando lavoro per certi clienti entro davvero all'interno del loro mondo per poterlo narrare. E lì volevamo capire se ad esempio narrare la storia attraverso una voce femminile e quindi un padre e una figlia, oppure un padre e un figlio, oppure un ragazzo e una ragazza. E io ho creato più storyboard e più storie da far scegliere al cliente, in modo tale da trovare quella che fosse più adatta a quello che loro volevano comunicare. È stata scelta una. E lo che abbiamo fatto, abbiamo scelto la voce poi maschile, sia italiana che inglese, e l'obiettivo cos'era? Di far conoscere questo mondo e di promuovere la biodiversità.
perché il mondo delle api è davvero il mondo che protegge biodiversità e l'Italia è uno dei paesi dove c'è maggiore biodiversità a livello del mondo. Ok, slide successiva. Abbiamo fatto? Abbiamo fatto riprese con le videocamere, quelle 360 gradi, ma anche quelle molto più grandi, quelle che hanno tantissime telecamere una attorno all'altra, sia a livello uomo, sia delle riprese con i droni dall'alto, in quattro parti d'Italia, quattro zone. E poi abbiamo creato un alveare, mettendo all'interno dell'alveare una telecamera. Perché nel video c'è un momento in cui le persone sono immerse nell'alveare circondato tutte dalle api. Scende la musica, tu sei completamente immerso nelle api, senti il loro rumore attorno a te. Ok? E poi hanno fatto tutte le riprese, ovviamente tutti bardati per poter andare lì in mezzo alle api e alle alveari. Con una voce narrante, quindi inizia questo racconto che porta in varie parti d'Italia, fa vedere i tipi di fiori che sono quelli che sono poi appunto utilizzati e sono poi appunto gestiti con le api. Slide successiva, grazie. Ecco, vedete, qui c'è un'altra telecamera che si vede e qui c'è un tipo di piantagione, perché anche ho scoperto varie informazioni in merito alle api, che loro poi non escono tutte insieme, ma escono a gruppetti molto piccoli. Poi tornano e danno l'informazione alle api che devono partire, quindi è una sorta di staffetta. Quindi voi capite che quello che è la narrazione è entrare davvero in empatia e conoscere davvero il mondo di un altro per poterlo raccontare, altrimenti diventa difficile. Noi abbiamo fatto 10 giorni di riprese, tantissimo materiale prodotto, 30 persone coinvolte e un'arnia, come vi dicevo, costruita ad hoc. Quindi, dicevi? Progetto bellissimo. E in che posti avete girato? Quali località eravate? Guarda, siamo andati nel Piemonte del Nord, e poi quasi vicino alle montagne, poi siamo scesi giù zona dell'Emilia, poi scesi giù, mi sembra, in... dov'era? Mi sembra nella zona della Puglia, quelle zone lì. Dovevamo andare in Sicilia, ma voi ricordate, c'è stato un anno in cui, questo è successo 2 anni fa, perché ovviamente l'anno scorso non siamo riusciti a fare nulla, ma 2 anni fa c'è stato il periodo in cui è venuto molto caldo, poi all'improvviso è venuto freddo e quindi praticamente i fiori sono caduti e ci siamo ritrovati a dover spostare la location, che non potevamo andare più in Sicilia a fare le riprese e dovevamo riprendere gli alberi con i fiori e quindi gli agrumi in quel momento non c'erano con i fiori, per cui l'abbiamo spostato e quindi abbiamo girato in varie zone. Anche vicino, nella zona vicino Perugia, quelle zone lì dove c'era l'arnia. Qui è stata una bellissima esperienza. E questo è stato fatto per il cliente Mielizia, che non so appunto se conoscete, è un grande produttore di mieli a livello nazionale. E questo video, dov'è possibile vederlo? Questo video, allora, questo video si può vedere a Fico a Bologna. Perché loro lo utilizzano all'interno del loro stand che hanno fisso a Bologna e quindi è possibile vederlo lì e loro hanno anche una sezione dove si vede il miele che viene messo nei vasetti, cosa che è bellissima perché è lì visto da tutti, no? E quindi è possibile vedere questo video e capire qual è la realtà e qual è il mondo delle api. L'importanza della biodiversità e della tutela. E poi in questo video andiamo anche in azienda e facciamo vedere i momenti della produzione, per cui c'è tutta una parte anche girata all'interno dell'azienda. E credo che ci è venuta voglia a tutti di andare a vedere questo video dove si vedono le api partendo dai droni fino dentro le arnie.
Sì, era decisamente un po' particolare. Altra slide? Forse abbiamo quasi finito. Sì, ecco, allora questo è un discorso che volevo farmi come discorso un po' conclusivo. Futuro. Il futuro sicuramente è legato alla narrazione. Narrazione perché avremo sempre bisogno di narrare e di narrarci, ma sarà sempre anche più digitale. Digitale e sarà anche in realtà virtuale, in realtà aumentata. Allora, è veramente interessante anche tutto il mondo della realtà aumentata, che non so se voi frequentate, perché anche nella realtà aumentata c'è la possibilità di inserire una narrazione molto interessante. Ad esempio, ci sono c'è la possibilità di mettere dei video, mettere delle parti testuali. È una sorta di finestra che ci apre e si apre davanti a un altro mondo. Quindi questo può essere molto interessante anche da seguire. E però centrale rimane comunque l'uomo. Perché? Perché lo diciamo tutti che sì, la tecnologia è importante, ci aiuta, diventa sempre più importante anche dal punto di vista della salute. Pensiamo che il VR viene utilizzato ad esempio per problemi, ad esempio, non lo so, psicologici, problemi di persone anziane, per problemi appunto anziani con Alzheimer, cure di un certo tipo, poi utilizzato all'università a livello di formazione in azienda. Però quello che rimane centrale è sicuramente il ruolo della persona. Quindi questo non verrà mai superato dalla tecnologia, perché comunque, nonostante ci sia l'intelligenza artificiale, VR, IR, eccetera, eccetera, ci saremo comunque noi. E quello che rimane soprattutto sarà tutta la parte, l'empatia digitale. Quindi noi dovremo trasferire quello che è il nostro sentimento, la nostra empatia, il nostro sentire nel digitale, facendolo diventare sempre più reale. Bene, domande? La prossima slide, così avete i contatti. Io volevo solo dire questo a proposito di empatia, essere qui a fianco a Simonetta, che la vedo gesticolare e raccontare con questa sua capacità straordinaria veramente di narrare, no? Ci sta trasportando in tutte queste esperienze, in tutti questi mondi. Vi posso garantire, non so se riesco a trasmetterlo anche a chi ci sta guardando attraverso una diretta streaming, ma vi devo assicurare che un'esperienza è veramente un'esperienza straordinaria. Io ti ringrazio fin da adesso. Figurati, grazie a voi. E grazie a te di avermi dato questa opportunità, perché a me quello che piace molto è coinvolgere, soprattutto fare conoscere, perché noi siamo un gruppo già molto avanti nella tecnologia, molto avanti in quello che è il mondo del VR, però a me piace veramente diffonderlo ai pubblici che ancora non lo conoscono. Quando parlo di queste cose ho persone che mi guardano un po' come se fossi un extraterrestre. Allora questo veramente è bello, dobbiamo diventare un po' degli evangelisti, secondo me. Lo siamo, e se posso permettermi di dire questa cosa, io ho conosciuto Simonetta qui, Simonetta ci segue da un bel po', è una formatrice coi fiocchi, ho imparato anche a seguirla, e devo dire che poi, tra l'altro, prima ha nominato la realtà aumentata, una cosa che ci accomuna, Artematico, certo. Ha fatto una mostra in realtà aumentata alla Cappella Orsini a Roma. In questo contesto sono stati organizzati delle sessioni dove, in una di queste, io ho voluto coinvolgere Simonetta, per quanto non avessimo mai fatto nulla prima, ma quando Artematico mi ha chiesto di proporle qualcuno, la prima persona che ho scelto per divulgare queste cose. E in effetti questa è un'altra esperienza che ci accomuna, un'altra cosa bella. Sì, assolutamente. Questa è una community estremamente vivace, noi la chiamiamo così, la metacomitiva VR, dove ogni giorno si incontra qualcuno
anche di quelle professionalità che tu dicevi sono presenti qui fra il pubblico, quindi voglio dire, questa certo. È una community in cui spero che anche tu ti senti parte, noi, almeno sì, io ti percepisco come una risorsa per... Ma perché quello che è bello è che c'è passione, no, in questo gruppo, e quindi la cosa che è carina è il fatto che condividiamo le stesse passioni. E questo non succede sempre dappertutto, soprattutto su tecnologie che non sono nuove, perché noi diciamo sempre le nuove tecnologie non sono nuove, però sono diventate diffuse al grande pubblico negli ultimi tempi e quindi per tanti sono ancora nuove, certo. Ok. Bene, ok, bene. Sono domande, mi accomodo se sul divano. Certo, se ti puoi accomodare così. Okay. Abbiamo anche già sforato l'ora canonica. Monetta, io davvero starei delle ore ad ascoltarla. C'è ancora Enrico con la mano alzata? Sì, manda. No. Salve di nuovo. La mia domanda adesso è più del tipo pratico che del tipo filosofico-teorico e sarebbe... Vista tutta l'esperienza che hai in questo ambito, se una persona volesse al giorno d'oggi, come un secolo fa uno scrittore, sa come può diventare tale perché prende una carta e penna, o adesso un computer, si mette e scrive. Ma al giorno d'oggi, se una persona volesse entrare in questo mondo di narrazione immersiva, al di fuori del, appunto, come abbiamo detto, di fare magari un videogioco che è abbastanza intuitivo, se dovesse entrare nel mondo della realtà virtuale tramite narrazione immersiva, perché magari ha delle belle storie da raccontare e sente che i mezzi di scrivere semplicemente una trama non siano più sufficienti, come secondo te potrebbe introdursi alla cosa? Proprio una curiosità pratica. Guarda, ti dico un po' che cosa ho fatto io. Io, studio molto su quello che è il web, quindi seguo alcune persone che, ad esempio tipo Jeremy Dalton, che è veramente molto preparato e parla di argomenti interessantissimi. Poi ce ne sono diversi altri che seguono, ma poi avevo seguito anche un corso, mi sembra Coursera, di un'università americana, proprio dedicato al VR storytelling. E quindi ci sono tante possibilità, anche di tipo anche gratuito. Ci si forma. Poi, ad esempio, non lo so, durante il periodo del lockdown, Unity, che è quello che conoscete, tantissimi di voi conoscono, no? Aveva organizzato anche dei percorsi gratuiti per venire incontro alle persone che erano chiuse in casa in lockdown. E quindi bisogna, ecco, consultare molto la rete e poi studiare, aggiornarsi. Poi ti dico, io non sono un tecnico, amo mettere le mani, nel senso mi sono comprata la teta, faccio le mie fotine 360, le provo a montare, faccio così perché nei corsi è importante anche far vivere questo tipo di piccola esperienza. Precisando però che assolutamente bisogna sempre rivolgersi a persone altamente qualificate, specializzate. Cioè, per un cliente non puoi fare il lavoro fatto in casa, deve essere veramente una persona che ha delle competenze e deve avere le competenze proprio in quel settore lì, con quella finalità lì. Non so, nell'edutainment devi avere persone che hanno già fatto esperienze in quel campo lì, non uno che magari ha già fatto qualcosa di VR, ma non specifico. D'accordo. Questo a mio parere. Ne approfitto per dire, mi è venuto in mente adesso, abbiamo messo in onore della serata, per finire la serata più tardi, un portale verso un mondo che è una piccola chicca che si rifà in parte a quello che dicevamo, quindi per il post serata ci potremo muovere lì e ovviamente ringraziamo sempre tutta la nostra community che ci ha permesso di trovare suddetto mondo. Il portale si trova lì a destra, no? Lo dico prima di andare a zittirmi di nuovo. Certo. Ma dobbiamo ringraziare Tenerife, che è entrato a pieno diritto nel nostro staff, nello staff del Magic Cruise Show, che stasera ci ha dato una mano anche proprio come assistente di sala. Grandioso Tenerife,
fare un parallelismo tra Tenerife e la nostra Simonetta. Lui ha, hanno una qualità che li accomuna, cioè la curiosità, così come Simonetta esplora, fa tutte le esperienze, conosce tutte le varie realtà. Lui è il nostro esploratore di mondi qua all'interno di Altspace ed è lui a portarci le novità. E stasera ne avremo un assaggio. Allora, abbiamo sforato bellissimo, abbondantemente l'ora. Io a questo punto, se siete d'accordo, e lo chiedo perché questa è la decisione che prendo coralmente insieme a voi, a questo punto bloccherei il palco. Stasera vorremmo fare anche gli auguri di Pasqua, perché è la nostra puntata prima di Pasqua. Ecco, solitamente mettiamo la slide... Mettiamo una slide che ha a che fare con l'ospite successivo. In questo caso non mettiamo nessun ospite successivo, per quanto qui in sala c'è qualcuno che molto probabilmente calcherà questo stage prossimamente. Non voglio spoilerare più di tanto. Allora, sblocchiamo il palco e... Da questo momento si può entrare, vi sblocchiamo anche i microfoni, così quindi tutti quanti potete parlare. Signori, io veramente ringrazio infinitamente Simonetta, è stata una puntata meravigliosa, è andato tutto liscio. Meno male, davvero, liscio. È andato tutto bene. Sì. Altspace ha fatto il suo dovere. Sei sparita come me. Ringrazio Bruna che ci ha incantato e ho visto una sorta di continuità tra la scorsa puntata e questa, come ho detto, certo, detto prima, vero, assolutamente e vero. Mi ha affiancato in questa conduzione in maniera egregia, sarò lieto di cederti il posto, sei anche più brava di me. Sei guadagnare qui lo stage, facciamo, vieni Petra, che così facciamo la foto di gruppo. Ho fatto tutto il corso. Questi sono, raggiungeteci qui sul palco. Come on. I microfoni sono aperti. E come sempre si cerca un volontario per fare la foto di gruppo. Io avrei una proposta questa volta, visto che ci sono i microfoni aperti, gliela facciamo sentire questa voce degli avatar, no? Che quelli che gli altri chiamano pupazzi. I pupazzi, farò un altro countdown come quando iniziano le puntate, solo che al 3-2-1 anziché contatto diciamo buona Pasqua dal Magic Fruit Show. Ci state? Sì, dai, carino. Ci state? Siete pronti? Tirate fuori, sì. Tirate fuori. Hai la voce più bella di tutti, quindi allora 3-2-1. Buona Pasqua, buona Pasqua. Magic Fruit Show. Ciao a tutti. Buona Pasqua. Ci vediamo non giovedì prossimo. Giovedì prossimo ce lo godiamo con le nostre famiglie. Cerchiamo di goderci la Pasqua al meglio. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti. Adesso partiamo per una destinazione, come giusto che sia. Dai, vengo anch'io. È una parte integrante oramai di questo format il viaggio. Abbiamo narrato qualche cosa, poi dobbiamo legare un'esperienza anche oltre a quella di essere stati qui. Allora, dov'è Tenerife? Ho messo il cameraman lì e ci mettiamo tutti in posa. Ragazzi, il portale è lì. Il portale è lì. Ok, sì. Ok, va bene. Facciamo ancora la foto del gruppo. Fate cheese, e qui nel metaverso si fa così, cheese. No. Buona Pasqua a tutti. Buono formaggio, delizioso formaggio. Buona Pasqua a tutti, siete meravigliosi.